Maurina, sono Sara, chiamo dalla provincia di Foggia. Beh, guarda, a me mi risulta che abbiamo questo telefono che intercetta le chiamate e tu stai chiamando da mi sembra da Carbagnate, quindi sei una paracula. No, vabbè, che io in realtà sono originario di Foggia. C'hai due personalità, dimmi subito. No, infatti sono gemelli e volevo capire con te un po' come allora, affrontare questo periodo, mi approcci 40 e sono un po'... Allora, qualsiasi cosa tu mi dici a me deve corrispondere alla verità esatta. Tu non hai così, perché se tu mi dici una palla a me, i tarocchi di Acapulco ti rispondono in maniera negativa. Ti escono delle carte di platino, ti escono delle carte di zirconia. Di zirconia. Ma io lo zircone ce l'ho, me l'ha regalato il mio fidanzato. Quello è il tuo con la gente. Vai sulla internet, sai navigare? No, la patente nautica. Non sono capace. No, non sono capace, mi devi aiutare. Per favore, mi devi aiutare. Ma sento delle interferenze, gente che ride qui, regia. Sconnettiti. Ma Carolina, ma mi fai queste carte che voglio sapere? La regia devi chiamare. Chiedi qui, chi è questo? È ovunque. Come si chiama? Tua amica? No, io non so niente. Prendi le carte, ma. Dimmi, qual è il tuo problema? Il problema è che io voglio capire un po' il mio futuro, quello che mi succederà, mi sto approcciando a... Tesoro, le carte sono 51, ma tu devi essere più specifica. Se tu mi dici che vuoi capire il tuo futuro, è come capire quanto porta di scarpe, non lo so. Non lo so. Capisci? Ma vorrei sapere in generale. Sei innamorata. Io sono molto innamorata. Di un albero, di un uomo. Di un uomo, un uomo meraviglioso. Okay, come si chiama questo uomo? Si chiama Massimiliano. Bellissimo, un nome da Latin Lover. Vero? E dove è lui, di Napoli? È di Mesagne. Ah, Mesagne, dove si fanno le lasagne? Vicino a Brindisi. È vicino a Brindisi. E siamo conterrati. Sai che io avevo un amico, quando ero piccolo, che all'anagrafe si chiamava Eligio, ma alla fine si è fatto tanti di quei viaggi che tutti quanti lo chiamavano Valigio. Camorino, però c'è un problema perché qua, qua i soldi vanno, che stare in linea con te costa, ma d'altronde tu non stai facendo una consulenza privata specializzata nel mio studio di Dubai, per cui devi perlomeno pagare quella tariffa della telecom, la menta di computer, tronchetto provera. Cosa mi fai con me? Raffamela questa domanda, dai. Vai, Marina, dimmi se mi sposo l'anno prossimo. Che qua la mia famiglia sta in pena. Va bene, allora Gino, tirami fuori i tarocchi di Arese, dai. Che cos'è i tarocchi di Arese? È arrivato mio amico, che praticamente lui li ha presi a Cancun, però poi li ha trasformati, adesso io li devo chiamare i tarocchi di Arese, perché ci ha messo il suo beneficio magico, capito? Questo è un mago. Vediamo. Allora, la prima carta. Mamma mia, che carta. Che carta è? Mamma mia, il pitone nella carta spagnola. Cos'è? È una carta. Ma questa è una carta che non lo so. Fa cadere. Fa venire l'apocalisse dei Maya prima del tempo. Poi tieni la Sara che c'è la maglione, dai. Ecco, che qui registri, fai l'apocalisse, dai. Secondo. La seconda carta, vediamo un po'. Una pulce con i tacchi. Tacco 12, maga, perché questo è importante. La butella, il tacco rosso. L'ultima carta, vediamo un po'. La sizzigia. Poi questa è una carta importantissima e qui non vogliamo ridere. Attenzione, la sizzigia è quando è una carta astronomica. Hai presente quando i pianeti si allineano tutti quanti a fine a fine? Come il bowling. Io la terza media, allora, a parte il fatto che ti sei andato a studiare, capisci a me? La sizzigia è quando tutto è cosmicamente inquadrato. Allora te lo spiego io come funziona. Il pitone nella carta stagnola è un simbolismo medievale. Il pitone nella carta stagnola vuol dire quando il pitone si stende vicino all'uomo e l'uomo dice ma cosa fa il pitone steso vicino a me? Non riesce a trovare un ambivalente
poteva. Cioè dice, perché il pitone si stende vicino a me? Lo sai perché il pitone si stendeva vicino a lui? Per prendere le misure, perché se non poteva mangiare, capisci? È un discorso tecnico. Poi, questa pulce con i tacchi è una carta che è l'opposto della lana con i tacchi. Cioè la lana con i tacchi non ha bisogno di questo accessorio che lo trovi in via Torino, il piccolo. La lana con i tacchi, dici, ma che cazzo fa una lana con i tacchi? È già alto, che cosa fa? Vuole fare l'ussuria, non è giusto. La pulce ha bisogno dei tacchi, quindi in poche parole, assumendo, io non so se tu ti prendi la responsabilità in questo discorso semaforico, semantico, di sentirti vagamente una pulce, però attenzione che noi tutti siamo una pulce, quindi sentiti una pulce, in una certa modo, c'hai bisogno per raggiungere questo obiettivo, metterti i tacchi, decidi tu. Esistono varie tipologie, esiste il tacco alla marinara, esiste il tacco 2, il tacco 4, il tacco tutto ti pare, però è 8, 10, 12, 14, 20, 22, tacco 56, che entri in via Crespi sei pronto dal palazzo, capisci? Beh, decidi tu. L'ultima carta, me la ricordi? C'è quel nostro amico, caro Claus, me ne ricordi l'ultima carta? Questa era la pulce. No, la pulce che tacchi l'abbiamo tirata. Il pitone della... No, il pitone della... La Siz. La Siz. Signora mia, sei su una botte di culo, c'è più culo di Jennifer Lopez. La Siz, già. Assumendo che tu sei Saturno, il tuo amico, il nostro Molina, Siviana, è Mercurio. Voi siete già allineati, lui ti infila e tu mi infili. Sull'infilo ho posto, ragazzi. Come nel discorso di Totò, lei ci fa il buco, io ci metto il braccio. Maga Maurina, io sull'infilo ho capito tutto e ti ringrazio, allora, e ti saluto. Il discorso tecnico è che tu ti devi solo mettere i tacchi nelle circostanze in cui il mondo esterno te lo richiede. Quando vai a dormire le togli, le luci tu. E il giorno dopo sei pronta e in questa maniera conquisti il mondo, te lo giuro. Grazie. Bravissimo. Grazie, Maga. Grazie a tutti.